Oggi proviamo a fare un video un pochino diverso, un pochino nuovo, almeno nuovo per il mio canale, perché poi vedo che ci sono tantissime ragazze che fanno video di questo tipo, io non ne avevo ancora fatti. Vi faccio vedere in anteprima alcuni prodotti di cui vi parlerò nei prossimi post sul sito, nei prossimi video, poi insomma dipende. Infatti vi invito anche a scrivermi e farmi sapere nei commenti se ci sono dei prodotti che vi interessano particolarmente. In modo che così magari posso dargli una particolare priorità, ecco. Sono prodotti che mi sono arrivati in questi giorni. Ne ho raggruppati qualcuno e adesso ve li mostro. Però un attimo prima di cominciare vorrei fare un saluto a Ruth Ortolano che mi ha chiesto appunto di salutarla in uno degli ultimi video e un bacio cara, un bacio, un abbraccio fortissimo e grazie per seguirmi sempre con affetto. Bene, quindi comincio e volevo cominciarvi col mostrarvi questo profumo. Oh, guardate che riflesso! Adesso lo spacchetto qui davanti a voi, così oltre al video haul facciamo anche video spacchettamento. Ed è un profumo che avete visto sicuramente in una delle mie ultime vetrine. Non risale più di un mese fa perché è comunque un prodotto novità, l'avevo proposto, mi pare, per San Valentino. Ed è il Calvin Klein Intense, ovviamente questa qui è la fragranza femminile che ha un packaging secondo me bellissimo, una confezione veramente molto molto bella. Poi se vi interessa vi lascio appunto il link nell'info box con la vetrina del prodotto in modo che così potete anche conoscere la piramide olfattiva e quindi capire un attimino se è un prodotto che vi può piacere, se è un tipo di profumo, una fragranza che vi piace. Io ormai sto impazzendo in questo periodo con i profumi. Poi passiamo ad altri prodottini. Vi voglio mostrare questo prodottino qui. E sinceramente questo è un brand che io non conoscevo, magari adesso vi fate tutti quanti boo perché non lo conoscevo solo io e può essere, della Institut Estée de Paris ed è questo spray, è un'acqua rinfrescante, si chiama EU Cellular Spray ed è appunto un'acqua rinfrescante per il viso. Che è ottima sia come base per il trucco, sia da spruzzare per fissare il trucco, per rinfrescare appunto il viso durante le giornate un attimino più calde in cui siete fuori tutto il giorno, insomma. Poi vi farò sapere se vi interessa com'è. Ecco, io sono molto curiosa di provarlo. Poi ancora vi mostro della Bioderma, un marchio che vabbè straconosciamo tutti quanti, quindi voglio dire, non ci sono particolari dubbi al riguardo. Allora, abbiamo l'acqua micellare Hydra Bio H2O. Dovete sapere una cosa su di me in particolare, che io lì dove leggo idratante, cioè impazzisco, mi piacciono da morire. Io adoro i prodotti idratanti per il corpo, per il viso, soprattutto per il viso in realtà, per il viso, quando scelgo una crema viso, un prodotto struccante, eccetera, ho la sensazione che quando è un prodotto idratante sia per me, ovviamente, per il mio tipo di pelle più efficace, più efficiente, mi dia quel qualcosa in più. Sarà perché probabilmente io ho questa pecca di bere davvero molto poco, quindi mi rendo conto a volte di avere problemi da disidratazione, quindi magari qualche rughettina che si accenna su una pelle un po' inaridita, ecco, quindi quello che non faccio bevendo e sbaglio tantissimo, ma purtroppo è una mia cattiva abitudine che sto cercando veramente con tanto impegno di cambiare, ecco. Però quello che non faccio appunto con questo tipo di abitudine qui cerco di colmarlo poi con i prodotti e quindi lì dove leggo idratante dico ah sì, questo è proprio il prodotto per me. E quindi appunto vi mostro questi prodotti che sono idratanti che mi fanno contenta. E questa è la linea Miso, sempre Hydra Bio, e c'è la crema idratante e il gel idratante, che mi sa che non state vedendo. Allora, ecco qua il gel idratante e la crema idratante, ecco fatto.
Penso che in questo periodo forse è più indicata la crema idratante, d'estate invece il gel, che appunto sarà sicuramente più fresco, ma non lo sappiamo, non lo so, poi vi farò sempre sapere testandoli, provandoli o con una recensione o se li troverò particolarmente validi, magari li inserirò in una nuova routine viso, vediamo un attimino. E per finire, ultimi prodottini che vi volevo mostrare sono della Pronice, che bello questo sacchettino, vedo tutto brilluccicoso, e sono due prodotti dedicati alle mani, e c'è appunto una crema mani e un siero mani, che utilizzati separatamente sono ottimi. Io questi qui li ho già testati, nel senso che li ho applicati già un paio di volte, ero troppo curiosa, quindi non ho resistito. Utilizzati invece insieme ho avuto una sensazione veramente stupenda, cioè una vellutatezza pazzesca, però insomma è ancora presto per dirvi di più, l'ho utilizzato davvero 2 volte, quindi non vi saprei dire. E appunto crema mani, la mettiamo sempre qui, magari si vede, e siero. Magari se tolgo la mano davanti, leggete. Ecco qua, sono prodotti che all'interno contengono entrambi anti-age. La crema mani contiene il fattore di protezione 15, quindi è ottima anche per il periodo estivo, aiuta comunque a proteggere le mani e a prevenire quelle che possono essere le macchie. Poi è veramente leggera, ha una texture leggera che non appiccica le mani, questo posso già dirvi che è vero. Mentre il siero, appunto, anche lui anti-age, vi dicevo, è un riparatore e all'interno contiene antiossidanti, quindi è proprio un trattamento. Ma di più, Ninzo, vi dirò più in là, ve ne parlerò, voi fatemi sapere se siete incuriosite da alcuni di questi prodotti, di quale vorreste vedere prima le recensioni e saperne di più. Niente, questo video è concluso qui, volevo appunto solo mostrarvi un po' di prodottini, spacottarli insieme a voi, vedere cosa c'era di bello e poi ne parleremo più in là nel dettaglio. Un bacio a tutti e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!